Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film del 2023, attualmente disponibile su Sky e su Amazon Prime Video. Un film italiano da cui mi aspettavo qualcosina di più. Soprattutto perché è un film ambientato nella mia città natale, cioè Taranto. Diretto da un tarantino, tratto da un libro di un tarantino e incentrato su un capitolo della storia della mia città, ma dell'Italia intera, che è ancora in attesa di un finale. Il titolo del film è Palazzina Laff, scritto da Michele Riondino e Maurizio Braucci, diretto da Michele Riondino, interpretato tra gli altri da Michele Riondino e Elio Germano. Dal 1960, proprio all'ingresso della città di Taranto, arrivando dall'ultimo lembo di autostrada che percorre neanche metà della Puglia, c'è una delle più grandi acciaierie d'Europa. E quando dico grande, intendo dire grande quasi quanto un piccolo paese. Quando si arriva a Taranto, e non c'è un altro modo di arrivare in città, attraversi questo mostro di altoforni, binari, gru, e si arrivi di notte, una quantità infinita di luci, una luce arancione da film di fantascienza e fumo e fiamme degni di Blade Runner, cioè l'ex Italcider, è il biglietto da visita della città di Taranto ed è anche il suo tumore permanente, che tutt'oggi è la causa della morte di migliaia di tarantini ogni anno, a causa dell'inquinamento appestante che produce. Il film di Riondino è ambientato proprio all'interno dell'Ilva, ma approfondiamo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Protagonista di Palazzina Laff è Caterino Lamanna, quello che in letteratura italiana verrebbe definito un inetto, cioè colui che vive nell'incapacità di agire. Un'impossibilità di agire, spesso dovuta a capacità umane e intellettuali sotto la media, che però viene attribuita a capri espiatori di varia natura, come il sistema, la società, gli altri in generale. L'inetto vive in un perenne stato di rabbia nei confronti di chiunque abbia la vita che vorrebbe lui. E per questo cerca un eterno riscatto, ma ovviamente solo ed esclusivamente se gli viene servito su un piatto d'argento, perché l'inetto per definizione non agisce. Caterino, il protagonista di Palazzina Laff, è esattamente così. E da questo punto di vista ho molto apprezzato l'intenzione degli autori di questo film di recuperare questa figura narrativa, già molto cara a grandi autori come Svevo e Pirandello. Caterino lavora all'Ilva di Taranto come operaio semplice. Lui stucca i forni e respira tutti i giorni la limatura di ferro che colora di rosso tutto il circondario. Ma ovviamente vorrebbe di più. Vorrebbe più soldi, vorrebbe una macchina, vorrebbe una casa più bella e soprattutto vorrebbe potere. Caterino sogna di comandare. Siamo nel 1997, nel pieno passaggio dell'Ilva da azienda pubblica ad azienda privata. L'acciaieria è stata infatti acquistata dall'imprenditore Riva e il suo impatto sulla qualità del lavoro e sulla vita dei lavoratori è stato assolutamente negativo. Riva, e questa è storia vera, è storia processuale, ha di fatto tenuto in moto un motore che stava uccidendo tutto quello che aveva intorno e lo ha tenuto in moto sapendo che avrebbe ucciso. L'Ilva di Riva, infatti, non rispettava nessun protocollo di sicurezza per l'ambiente e per i suoi lavoratori. Nemmeno il più elementare, a stento faceva manutenzione. E in un contesto lavorativo così tossico, perdonatemi il gioco di parole, i sindacati iniziano ad alzare la voce in difesa dei lavoratori. Lavoratori che erano tanti, praticamente mezza città. La fabbrica infatti era la promessa di una vita normale, fatta di un mutuo per la casa e i soldi per far studiare i figli. Ma dietro la promessa c'era un patto col diavolo. Diavolo che ha riversato le sue ceneri nell'aria e nei polmoni dei tarantini. L'Ilva diventa così una polveriera di scontri sindacali. Riva, il capo, risponde esiliando i lavoratori più pericolosi, da un punto di vista di dignità sociale, all'interno della palazzina LAF, acronimo di laminatura a freddo. Una palazzina abbandonata ma abitata da persone che non fanno niente dalla mattina alla sera. Non perché siano dei nullafacenti, ma perché sono in confino. L'azienda, per punirli, li tiene lì a non fare niente. E questi poveretti impazziscono. Perché, vero, il sogno di molti è non lavorare. Ma non lavorare
per sempre. Tra l'altro chiuso in una fabbrica, piantonato da due guardie che non ti fanno neanche uscire fino a fine turno, è una vera e propria tortura psicologica. Caterino viene preso di mira da Giancarlo Basile, uomo di Riva, un capetto ossessionato dal controllare i lavoratori e soprattutto le agitazioni sindacali. E Basile, in un certo senso, capisce che Caterino è un bersaglio facile proprio per la sua inettitudine. Lo promuove, gli dà una macchina aziendale, crea con lui un filo diretto di comunicazione, tutto questo in cambio di informazioni. Caterino diventa la spia di Basile dentro la fabbrica e viene mandato proprio alla palazzina LAF, perché i lavoratori confinati all'interno della palazzina stanno organizzando un'azione legale contro l'azienda e Basile vuole sapere tutto. Ma proprio il tempo passato dentro la palazzina getta Caterino in uno stato di sconforto e depressione. Perché, come detto prima, non avere niente da fare a giornate intere ti manda il cervello in paranoia. Anche se, e questo è un altro lato del film che mi è decisamente piaciuto, Caterino non è un personaggio che cambia, che impara. Sembra che impari, ma rimane inetto. Anche alla fine, quando la condotta criminale di Riva e Basile finisce a processo, Caterino, pur di rimanere attaccato a quei due miseri privilegi che ha acquisito facendo la spia per Basile, si autoaccusa di tutto, non ci prova nemmeno a redimersi. In tutto questo, sullo sfondo, forse troppo sullo sfondo, almeno secondo me, c'è la piaga dell'inquinamento prodotto dall'Ilva. Delle persone che muoiono di tumore perché respirano la limatura di ferro. Della polvere rossa che copre le auto, i balconi o la biancheria stesa fuori ad asciugare. Devo ammettere che avrei preferito che il film avesse spinto un po' di più su questo argomento. Perché senza nulla togliere alla storia della palazzina LAF, il confino, la penalizzazione dei lavoratori scomodi, quello che noi oggi chiamiamo mobbing, succede dappertutto, non solo a Taranto. Mentre l'impatto dell'Ilva sulla città di Taranto, quella è una storia unica nel suo genere. E il film, ahimè, decide di non andare troppo in quella direzione, anche secondo me era la direzione più forte. Che nulla avrebbe tolto al tema principale, ma che avrebbe alzato una voce su una storia che nessuno racconta, tantomeno al cinema. Ho già fatto questa considerazione nel video di Aldo Moro, che vi metto quassù. In Italia esiste una fortissima forma di autocensura. Cioè è proprio l'intellettuale il primo a dirsi: ma che la scrivo a fare una storia sull'Ilva e su Taranto, tanto non me la fanno fare. Perché in Italia chi decide chi fa film e chi non li fa è comunque il ministero, quindi lo Stato. E se vai a toccare argomenti dove lo Stato ha la coscienza sporca, il gioco si fa particolarmente difficile, se non impossibile. Riondino è stato comunque molto bravo a raccontare la storia che voleva raccontare. La mia considerazione è estremamente soggettiva perché mi ritengo un sovversivo. In questo senso esagero, ma che volete fare? Sono fatto così. Prima di passare alla birra ringrazio lo sponsor di questo film, cioè GamesGo, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Grazie a GamesGo potete abbonarvi a Netflix, Disney Plus o Spotify spendendo pochissimi euro al mese. Abbonarsi è semplicissimo, cliccate sul link in descrizione, scegliete il servizio a cui abbonarvi e mi raccomando, in fase di acquisto inserite il codice sconto Barley scritto maiuscolo per avere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più sull'abbonamento a tutte le altre piattaforme. Iniziate a risparmiare con GamesGo così avrete più soldi da spendere nelle vostre birre preferite. Ma mi raccomando, non li spendete nella birra che abbinerò a questo film. Perché che birra potrò mai abbinare a Palazzina LAF se non la birra Raffo? La birra ufficiale della città di Taranto, almeno in passato. La birra Raffo nasce a Taranto nel 1919 per volontà dell'imprenditore Vitantonio Raffo e per 42 anni è la birra che tutti bevono in città. È una lager, quindi una bassa fermentazione prodotta seguendo la ricetta originale tedesca. Ma nel 1961 la Raffo viene acquistata dal gruppo Peroni, che la trasforma in una birraccia qualsiasi e inizia a distribuirla nelle regioni limitrofe alla Puglia. Nell'85 viene addirittura chiuso il birrificio della città di Taranto e la produzione viene spostata tra Roma e Bari. Nel 2016, perché al peggio non c'è mai fine, il gruppo Peroni, di cui fa parte la Raffo, viene acquistato dal colosso giapponese Asahi, che trasforma la birra dei tarantini in un prodotto a distribuzione nazionale con un logo figo e con una campagna pubblicitaria che è davvero una delle più imbarazzanti e inquietanti di sempre. Cioè la birra lavorata a grezzo da bere croccante,
una roba che è un insulto non solo alla storia della birra Raffo, ma proprio all'intelligenza umana. Beato chi ci casca! Ma cosa faccio? Vi consiglio di bere la birra Raffo? No, ovviamente no. Anzi, sto cercando di farvi capire come l'industria sia propria di realtà territoriali che fanno parte della nostra storia e cultura birraia, come la Raffo, l'Icnusa o la birra Messina, per far breccia nel nostro campanilismo. Ma è una presa in giro. Considerate che se bevete Raffo state bevendo il prodotto di una multinazionale giapponese, se bevete Icnusa state foraggiando Heineken. E questo, per carità, è il capitalismo, baby. Però mi fa incazzare parecchio, perché sono anni che mi sento dire che la birra non fa parte della cultura italiana. E non è vero, la realtà è che sono stati bravissimi a nasconderla, a convincerci che non sia mai esistita una cultura birraia italiana. Perché fare una cosa del genere? Ovviamente perché cancellando una cultura birraia è più facile vendervi la merda. Palazzina Laff di Michele Riondino è un film che vi consiglio, soprattutto perché spero vi metta la curiosità di approfondire la storia dell'Ilva e del suo impatto sulla città di Taranto, che è comunque una città bellissima che vi consiglio di andare a visitare. Film abbinato alla, per me, triste storia del declino della birra Raffo. Una birra croccante, ma che cazzo vuol dire? Birra Raffo che, da simbolo di una città, è stata trasformata in un ennesimo prodotto fuffa dell'industria. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta, una birra buona però. E non fermatevi alla prima.